La giornata. Cosa c'è da sapere? La guerra del grano potrà diventare uno spiraglio di pace tra Russia e Ucraina? È martedì 24 maggio, 90° giorno di combattimenti, 3 mesi esatti. Io sono Laura Pertici, questa è la giornata di Repubblica. So we need to agree on a corridor, and Russia will not be able to stand against the leading countries of the world. Dunque la guerra del grano è l'argomento al centro del World Economic Forum di Davos, nel quale interviene Volodymyr Zelensky proponendo di creare dei corridoi per far uscire cereali fermi nei porti dal 24 febbraio. I capi economisti riuniti in Svizzera ritengono che quest'anno, a causa della guerra in Ucraina, che è il quinto esportatore nel pianeta, e considerate che un terzo del commercio globale di grano è diviso tra Kiev e Mosca, prima nell'export mondiale, quindi il conflitto e il conseguente blocco del Mar Nero faranno salire il costo del frumento del 40% e affameranno i più poveri. In tutta l'Ucraina sono stoccate 25 milioni di tonnellate di cereali, parliamo di grano, orzo e mais, oltre a semi di girasole destinati all'Africa e all'Asia. La Russia ci prova con il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Mettiamo il grano sui treni, se arrivano dalla Polonia per portare le armi se ne possono andare con il frumento. E togliamo le sanzioni all'export, poi aggiunge ribadendo un concetto che la Russia tenta di far passare da molti giorni. Il dialogo si riaprirà grazie al bisogno di pane? Anche Zelensky offre l'opzione treno, dicendo che ne sta parlando con diversi leader dei paesi vicini, con l'ONU, con l'Europa, la Svizzera, ma Kiev poi accusa Mosca di furti di grano spedito in Siria e chiede che sia l'esercito a proteggere silos e carne, a liberarli, per esempio riconquistando l'isola dei serpenti, davanti ad Odessa, quindi proprio nel punto ora più strategico del Mar Nero, grazie al lanciamissili in mano agli alleati. Quando sta per scendere la sera, ottiene un via libera, che arriva dal secondo summit di Ramstein dall'inizio del conflitto. Questo è virtuale, non siamo nella base USA in Germania. Sono 47 comunque partecipanti al gruppo di contatto. La Danimarca darà missili a media gittata, 100-150 km la loro portata. La promessa è che l'Ucraina non li punti sulla Russia. Roma invierà invece altre munizioni. Do not give the aggressor the impression that the world would not resist enough. Ma mentre sembra improbabile che basti se non per resistere, come dice Zelensky a Davos, anche perché i russi sono dotati di sottomarini piuttosto aggressivi, l'economia globale rischia il naufragio. Il ministro tedesco Robert Habeck azzarda l'ipotesi recessione. La direttrice bulgara del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, non è così catastrofista, ma è indubbio che la ripresa post-Covid è infrenata. Il 2022 sarà comunque un anno duro. La guerra del pane per ora è gemella del gas e del petrolio. Per paesi strategicamente vicini all'Italia come Libia ed Egitto, la prospettiva è drammatica. Con il frumento ucraino coprono il 75% delle loro esigenze. 80 navi commerciali bloccate dovrebbero però essere davvero scortate fuori dalle acque nere perché, questo va detto, sono state minate da Kiev contro la marina di Putin. E chi verrebbe incaricato del compito? Una forza internazionale di pace? Chi toglierebbe gli ordigni? L'Italia si è già fatta avanti. La rotta della pace, però, va ancora tracciata. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.